Visitare Venezia è indubbiamente un'esperienza entusiasmante per chiunque, a prescindere dal livello culturale, dalla preparazione artistica, dalle romantiche aspettative, sempre e comunque in ogni condizione emotiva ci troviamo, essa è in grado di stupire. La moltitudine di turisti che quotidianamente la attraversano affollando le callie o navigando sui canali testimoniano l'assoluta vocazione di questo luogo, consacrato a museo della storia e dell'arte, lasciata ai posteri dalla Serenissima Repubblica. Il fascino anacronistico di questa città, scomoda alla normale circolazione veicolare della moderna civiltà, contribuisce ad attribuirne valore anziché toglierne. Per cui ogni oggetto compreso in questa favolosa cornice e rispettoso della tradizione può essere considerato di lusso. Proprio questa idea del lusso collegato all'esaltazione della creatività piuttosto che all'esibizione dello sfarzo induce a considerare l'opera dei grandi uomini, cioè quelli capaci di costruire la storia non usando potere e coercizione che producono macerie, ma sfruttando la forza delle idee che erigono monumenti. In un mondo avvezzo a osannare miti effimeri costruiti dall'industria mediatica, proporre ai giovani l'esempio positivo di uomini autentici che hanno saputo affermarsi sfruttando il loro talento può essere incoraggiante per il futuro. È quanto si propone all'Istituto Alberghiero di Adria, intervistando il figlio del fondatore nell'ambito delle celebrazioni per i primi 50 anni di attività. Giuseppe è sempre stato un tipo imprevedibile, ha girato molto, Verona, la Germania, poi ancora Verona, il Belgio, la Francia, poi è arrivato a Venezia. Ma qual era il suo rapporto con questa città? Beh, rispondo anche alla prima parte della domanda dicendo che era un uomo imprevedibile. Sì. Allora questo, posso dire di aver incontrato due geni nella mia famiglia. Mio padre e mio figlio, perché mio figlio è un genio. La capacità del genio è quello di dire le cose come uno si aspetta, cioè di vedere nelle cose delle cose al di là di quelli che pensano tutti. E lui aveva questa capacità. Infatti, se uno pensa a Torcello, che lui ha comperato nel 1936, a Torcello non c'era né acqua, né luce, né telefono, non c'era niente. Per cui lui ha visto in quest'isola, che è un miracolo, di proporzione tra l'architettura della chiesa, delle chiese e la natura, tanto è vero che pensi che a Torcello i bambini, adesso ce ne sono quasi più perché ormai c'è pochissimi abitanti, i bambini sapevano tutti disegnare perché abitavano in un ambiente perfetto da questo punto di vista, l'equilibrio tra l'opera dell'uomo e la natura, l'acqua, eccetera, c'erano tanti componenti. E lui ha visto nel 1936 un Torcello come la voleva vedere lui, così, perché poi lui ha fatto questa locanda e c'è stato un sacco di gente importante, parlo di scrittori, di direttori d'orchestra, di musicisti, di personalità che si sono innamorati di Gisela. Aveva visto qualcosa che nel 1936 non aveva visto nessuno. E tante altre cose, anche la Resbar che lui ha aperto in una strada dove tutti fallivano. L'hotel Cipriani che era la Giudecca dove quando l'ha aperto lui c'erano tre carceri, non c'era nient'altro, ecco. Per cui questa visione delle cose in futuro, non è fondo, questa è la capacità che lui aveva. Toscanini, Hemingway, Marconi ed altri personaggi importanti che erano clienti di suo padre e abituali, cosa trovavano qui nell'Harris Bar in più? Io credo, ho riflettuto tante volte su questa cosa qua e dico la semplicità, no? Cioè anche diciamo il lusso nella semplicità. E nella semplicità c'è una cosa fondamentale che è la libertà, cioè la mancanza di imposizione. Trovavano qui dentro la mancanza di imposizione che lui aveva creato. Qui non abbiamo avuto architetti che hanno fatto questo locale qua, lui disegnava una sedia, la disegnava comoda, disegnava un tavolo, disegnava l'altezza giusta, sceglieva le posate equilibrate, cioè su tutta una serie di cose che sono moltissime e che sono sempre le componenti di un oggetto di lusso. Che cosa ha di speciale l'oggetto di lusso? L'oggetto di lusso ha molto pensiero e questo pensiero contribuisce a dare l'anima. L'oggetto di lusso ha un'anima e te la accorgi dell'anima, lo senti. Questo può essere un oggetto, può essere
locale pubblico, può essere qualsiasi cosa. Noi stessi possiamo anche diventare di lusso se vogliamo, perché dobbiamo sempre mettere tantissimo pensiero buono nelle cose, creativo, e pensare sempre che questo oggetto, questa cosa verrà usato da altre gente. Questo secondo me è quello che hanno trovato tutti qui dentro. Perché io vedo che adesso c'è gente che si siede dopo 3 ore e dice: che bene che siamo stati, se no hanno mangiato come gli altri ristoranti, eccetera. Però dicono che bene che siamo stati. Larry Sparrow, la locanda di Torcello, l'Hotel Cipriani, sono stati degli osservatori privilegiati nel mondo del Novecento. Cosa penserebbe suo padre del secolo in cui viviamo oggi? Ma sicuramente avrebbe visto più la parte comica che la parte seria, perché c'è sempre una parte comica nella vita, sia nei personaggi. Infatti io mi ricordo che i grandi personaggi hanno tutti una loro comicità. È difficile che sia un grande personaggio serio tutto il tempo, ma c'è un personaggio che vive la vita assieme agli altri e vede le cose importanti per quello che sono, che riescono a creare nella vita la gioia, eccetera. Questo è il personaggio. E credo che questa possa essere una risposta a quello che mi ha fatto. Poi l'ultimo sogno di suo padre era quello di una locanda, di un'osteria, scusi, straveneziana, come la chiamava lui. Cosa ne fu di questo sogno? Non l'ha potuto fare, perché la sua idea prima era di fare un posto, c'era già a Treviso una cosa del genere, è un posto con un'osteria dove si può bere al banco, eccetera. Poi uno andava dietro il banco, passava attraverso la cucina, e nella cucina c'erano le donne, perché lui diceva che i cuochi sono donne, i primi cuochi della cucina italiana sono donne, non sono uomini. Sono le donne di casa che hanno riportato i gusti delle cose che erano conservate prima dell'invenzione del frigorifero, erano conservate sotto sale, affumicate, eccetera, eccetera, e sono riuscite a fare dei piatti straordinari, pensiamo al baccalà, pensiamo al fegato alla veneziana, delle cose. Allora, uno passava attraverso la cucina e diceva: cosa c'è oggi? Diceva una cosa e andava dietro, si portava addirittura il piatto e andava dietro, se lo mangiava. Questa era la sua idea. Dopo adesso dicono che nelle cucine non possono passare se prima non si cambiano nella saletta speciale, sì, asettica, eccetera. Credo che quello che un po' è successo al giorno d'oggi, che sia un po' esagerato anche con l'eccesso di igiene, eccetera, eccetera. No? Il mondo si lava di roba cotta. Noi siamo vissuti fino adesso benissimo, va bene, ecco, abbiamo delle medicine straordinarie, quando c'è un'epidemia lo uccidono subito. Al di là di questo, io credo che queste nuove regolamentazioni impedirebbero di fare un locale che tutti amerebbero, perché questo qui non si potrebbe fare. Qual è, secondo lei, l'eredità che ha lasciato e che continua a lasciare suo padre al mondo della ristorazione e dell'imprenditoria? Sì, vabbè, c'è questa. Parliamo sempre della tradizione, perché la tradizione. Io dico sempre che se è vero che la storia dell'uomo è l'architettura, la scrittura, l'arte, eccetera, questa è la storia, no? E noi viviamo di storia, perché ce ne siamo dimenticati, ci sono state delle pseudo rivoluzioni come quella del 68 che voleva uccidere la tradizione per portare qualche cosa che non esisteva, cioè l'importanza della forma soltanto, la forma. Invece la forma da sola non c'è assolutamente niente, se non c'è il contenuto è la cosa più importante, sempre la ricerca del contenuto delle cose, la ricerca del nostro contenuto, del contenuto degli altri, allora si riesce a capire come si può vivere bene in mezzo anche a una società che ha dimenticato abbastanza queste cose qua. Infatti anche nel nostro mestiere vengono messe alla ribalta le persone che prendono i premi, le stelle, le cose così, e non si pensa che invece il nostro mestiere è il servizio. Servire gli altri come vuoi essere servito te stesso. Questo è
il nucleo, la cosa più importante del nostro mestiere. Non far vedere che siamo bravi, ma fare le cose bene. E qual è invece l'eredità più grande che suo padre lascia a lei come uomo? Il ricordo sicuramente, È un po' il fatto che devo anche dire che io sono pronto a fare compagnia tra poco, da 6 anni. Uno sorride sempre quando dice che parla della morte, no? No, non è vero. Allora, sai cos'è la morte? La morte non è davanti a noi, è dietro di noi. Sono tutte le cose che avremmo potuto fare che non abbiamo fatto e che è troppo tardi per fare. Qui è la morte. Perché la morte comincia anche a 20 anni. A 20 anni tutto quello che non si fa e che poi è troppo tardi per fare è la morte. Perché non bisogna avere paura della morte. E l'eredità è questa, il fatto di pensare che per esempio la vita è un lusso, la vita è l'unico lusso che abbiamo e possiamo trasformare noi una cosa di lusso, siamo noi gli artefici del nostro lusso. Credo che questo sia un po' che mi ha lasciato.